Cioè, non vogliamo voti. A Vinitaly Wineblog ritrova un partner importante al quale siamo affezionati, Tenute Tomasella, un partner che abbiamo conosciuto proprio in occasione dell'edizione di Vinitaly dello scorso anno. Abbiamo già parlato molto di Chino Moro, sono in compagnia di Michele Mazza, responsabile pubbliche relazioni per Tomasella. Quest'anno con il Chino Moro, Michele, state facendo un passo in più. Abbiamo qui di fronte a noi degli splendidi cioccolatini al Chino Moro. Di cosa si tratta? Ma diciamo, abbiamo deciso di percorrere una strada che non è nuova in questo tipo di situazioni, cioè abbinare in questo caso un vino al cioccolato inserendolo all'interno di una pralina. Sono esperimenti che sono già stati fatti e che da anni pensavamo di fare, ma abbiamo aspettato un momento che noi riteniamo ideale, insomma, il momento di una maturazione importante del nostro vino in cui crediamo che abbia appunto raggiunto il livello che noi ci aspettavamo che dovesse raggiungere, insomma. E per fare questo avete scelto un artigiano del cioccolato, Fagiotto. Scelto un maître chocolatier decisamente importante che si è sempre distinto per due cose fondamentalmente. Il primo, per la grande fantasia, per la grande ecletticità, la voglia di sperimentare delle cose nuove. Ma soprattutto è un maître chocolatier che ha sempre guardato con grande attenzione al mondo del vino. E tant'è che andando da lui si possono trovare tantissimi vini dolci e tantissimi abbinamenti poi a quello che è il vino. E lui, tra l'altro, ha sempre creduto moltissimo nel Chino Moro, fin dagli inizi, e tuttora lo apprezza molto. Paolo, parliamo proprio di questo Chino Moro. Non è un vino, non è un liquore, è un berlocchinato. Che cosa ne pensi? Beh, nonostante sembri fuori regione, fuori luogo, perché i vini chinati, Barolo in particolare, sono piemontesi, fanno parte della tradizione di quella regione. Però chi non prova resta all'oscuro, no? Per fare una battuta. E quindi dopo una prima perplessità così nel pensare, ma cosa fa questa Tomasella? Cioè, perché fa sta roba? Lo assaggi e capisci che valeva la pena. Cioè, è anche, come dire, secondo me per loro è un punto d'onore farlo. E chi lo assaggia sente le emozioni di chi lo fa anche. Cioè, c'è proprio uno scambio, riesce molto bene, evidentemente la formula è giusta, perché qua si tratta di equilibri. E qui sono ben dosati, l'equilibrio c'è. Torno a Michele perché l'esempio di questo cioccolatino con Fagiotto è solo uno dei tanti nell'ambito di una strategia vera e propria che Tomasella segue di collaborazione con partner con i quali sviluppate una certa sinergia di prodotto. Ma sì, noi per chi frequenta Wineblog questa cosa è nota, no? Cioè, noi crediamo che comunque il vino sia l'attore di una situazione complessiva dove non deve essere necessariamente il protagonista, ma comunque deve essere parte di un insieme di situazioni che poi danno un'emozione conclusiva finale, che è il quadro di piacere derivante dall'enogastronomia in generale. In quest'ottica abbiamo fatto varie sinergie, in questo caso è la sinergia con il cioccolato, che è un po' una conseguenza naturale di un vino chinato, ma che comunque tende a sottolineare la nostra filosofia, che è quella dell'insieme, cioè del vino, ripeto, non come catalizzatore dell'attenzione del consumatore, ma un accompagnamento a quello che è il cibo, a quello che è la situazione, a quello che è il piacere comunque della convivialità. Bene, io adesso vi lascio degustare un altro prodotto di Tenute Tomasella. Ecco, Paolo Ian e Michele Mazza davanti al Osè, che è l'ultima creatura di Tomasella, uno spumante rosé, quindi di tendenza, molto moderno, con però una variante, una caratteristica, uno spumante rosé demi-sec, cioè a finale dolce. Una scelta piuttosto personale, ecco, una scelta anche coraggiosa. Mi sai dire perché? Ma è perché, vabbè, l'azienda comunque cerca sempre di percorrere delle strade, diciamo, di novità. E c'è la voglia di provare appunto qualcosa di nuovo, no?
tu hai detto un finale dolce, però non voglio essere, diciamo così, scolastico, però bisognerebbe proprio dire un finale demi-sec. Non nel senso, non è che sia sbagliato, ma mi fa piacere che mi correggi, perché è vero. Ma è perché comunque chi ci ascolta rischia di finire per pensare che la bocca che lascia questo vino è una bocca dolce. In realtà non è una bocca dolce. E quindi noi cerchiamo di percorrere delle strade nuove, proprio proponendo un vino che magari oggi forse commercialmente non è proprio così richiesto come il demi-sec, ma che ha un suo perché. E che dobbiamo andare a riscoprire questo perché, no? Cioè non è il vino dolce, quindi si abbina con i dolci e quant'altro, tu sai che noi siamo molto attenti a con cosa si sposa il vino. Non è un vino secco perché quindi non si abbina con altri tipi di cose, ha un suo percorso, ha una sua strada. Ecco, allora per fare onore a Annette Lizzotte che collabora con l'azienda Tomasella, anzi ne fa parte, lei dice che pensa a questo vino con un abbinamento molto particolare, anzi faccio un passo indietro. E vorrei puntualizzare che l'azienda Tomasella non è gelosa dei propri prodotti, allarga e qui vediamo dei prodotti del salumificio De Stefani, mi sembra di Valdobbiadene, se non sbaglio. Qui abbiamo dei semi di zucca e i semi di zucca sono proprio il materiale che la signora Annette abbina a questo demi-sec. Il concetto di Tomasella è quello di sposarsi con altre aziende che hanno lo stesso concetto di qualità, quindi non c'è un prodotto che cannibalizza gli altri, ma sposiamoci, troviamoci e incontriamoci e sposiamoci, sbaglio? È l'insieme che poi alla fine deve dare il piacere, non il singolo, no? Quindi noi tra l'altro con Osè, si chiama Osè per due motivi fondamentalmente, uno perché giochiamo con la parola rosé e l'altra perché comunque c'è il tentativo di voler tentare, di osare, ma cerchiamo anche un pubblico che abbia la voglia di osare, di sperimentare, no? Tu hai citato il salumificio De Stefani che in particolar modo proprio con il rosé collabora, cioè come dire, partecipa a questo gioco. E qui davanti abbiamo un filetto di maiale affumicato che paradossalmente uno potrebbe pensare che, come dicevi tu, con un vino tendenzialmente dolce non c'entri nulla, in realtà è un abbinamento straordinario. Ti interrompo. Solo la prova dei fatti, la prova sul campo ti dice se un abbinamento è azzeccato o meno, cioè gli abbinamenti sulla carta di solito restano sulla carta, è meglio non provarli neanche. Ma anche se, vabbè, qui potremmo, noi che siamo appassionati potremmo discutere per ore intere, però in realtà diciamo l'AIS ci insegna che l'abbinamento va per contrasto, no? Tranne che per i casi dolci, non solo, però diciamo la via preferita è la via del contrasto. E proprio su questo tipo di via noi abbiamo scelto un salume molto saporito, perché comunque un salume affumicato, con un qualche cosa di tendenzialmente dolce, quindi contrasta con qualcosa di estremamente sapido, alla ricerca poi di un risultato finale che è l'equilibrio in bocca. Michele, ti interrompo, tu sei della scuola classica. Ti avverto che è successo qualcos'altro nel frattempo. No, non sono. C'è anche un abbinamento classica. Per concordanza o per analogia, sì. Per armonia. E io l'ho trovato proprio nel Osè più il seme di zucca, paradossale, ma si sposano, si fanno un pezzo di strada insieme. Ma guarda che poi diciamo noi percorriamo una strada che è quella della soggettività. Per cui noi diciamo lanciamo una provocazione che è l'Osè. Chi la vuole raccogliere la raccolga e provi, sperimenti. Facciamo adesso una piccola baruffa sull'assaggio, dai. Vediamo, litighiamo, dai. Bellissimo colore, molto denso, un rosa cipolla carico, integro sano, bella schiuma che non fa... È una schiuma dignitosa, cioè bella, classica, non eccede, è giusta. Bellissimo profumo di mela, una mela... ben dichiarata, prima sentivo anche un'arancia candita. Piacevolezza nell'ingresso, c'è questa introduzione dolce, gioco di parole, dolcemente dolce, un ingresso molto soft, molto morbido. Il finale invece risveglia, non è un dolce sopito, è un dolce con una buona acidità, quindi perfetto, in perfetto equilibrio. Bellissima versione, complimenti. Grazie.